Allerta meteo arancione in Sicilia con scuole chiuse in alcuni comuni. In provincia di Agrigento e sonda il fiume Sasso, evacuate le abitazioni a ridosso del corso d'acqua. Momenti di panico per chi era in macchina durante la piena. Femminicidio di Patrizia Russo da Agrigento. Ieri sera a veglia di preghiera è fiaccolata nella parrocchia frequentata dalla donna e dal marito che l'ha uccisa. Il sindaco ha annunciato il lutto cittadino nei giorni dei funerali. Dopo il ponte Canzalamone arriva anche il decreto di finanziamento per la discarica di Sciacca, oltre 33 milioni di euro per realizzare impianti ed una nuova vasca a patto da espletare entro il 2025 per completare i lavori a fine 2026. Le dichiarazioni di Michele Catanzaro confermano lo stato di sofferenza dell'amministrazione comunale di Sciacca. L'opposizione attacca il parlamentare saccense facendo notare che il PD è azionista di maggioranza. Nuovo appuntamento con Vesper, la musica protagonista questa settimana della trasmissione condotta da Massimo D'Antoni, con ospiti studio gli artisti Patrizia Di Fede, Michele Bono, Accursio Cortese e Michele Bruno. Sport e calcio, l'Unitas Sciacca torna a giocare al Gurrere alla presenza del pubblico. Domani il big match contro Atletico Palermo. Domani sera al Palazzo Municipale la presentazione della squadra di volley Scalia Sciacca. Un caro saluto, bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Telemonte Cronio. È la città di Licata, il comune agrigentino maggiormente colpito dalla prima vera ondata di maltempo in Sicilia. È esondato il fiume Salso, evacuate tutte le abitazioni attorno al fiume. Alcune persone sono rimaste intrappolate, altre per evitare di essere travolte dalla furia dell'acqua sono salite sopra i tetti delle autovetture. Il sindaco di Licata, che aveva disposto già ieri la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, invita la popolazione a rimanere a casa. Oggi è una giornata di allerta arancione in buona parte della Sicilia, compresa la provincia di Agrigento e dunque la città di Sciacca, dove per fortuna non si registrano danni a seguito delle precipitazioni della scorsa notte. Sentiamo Noemi Tummiolo. È indubbiamente la città di Licata, il comune agrigentino più colpito dall'ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta su buona parte della Sicilia, dove per la giornata di oggi è stata diramata l'allerta arancione. Dopo ore e ore di pioggia, motivo per il quale il sindaco di Licata già nella giornata di ieri aveva disposto per oggi la chiusura di scuole, ville, giardini e cimitero, il fiume Salso è esondato in diversi punti. La protezione civile e i vigili del fuoco, con i rinforzi giunti anche da altre province, hanno fatto evacuare le abitazioni attorno al fiume. Ci sono anche persone rimaste intrappolate, tratte in salvo dai soccorritori, ma anche automobilisti che, per evitare di essere travolti dalla furia dell'acqua, sono stati costretti a rifugiarsi sui tetti delle autovetture. Momenti frenetici e di grande apprensione. Al lavoro anche polizia e carabinieri per collaborare nelle operazioni di evacuazione e per cercare di portare in salvo chi era rimasto intrappolato. La piena del fiume Salso ha chiaramente allagato tutte le aree limitrofe, con autovetture che si sono ritrovate in mezzo all'acqua, e con la protezione civile, la polizia e i carabinieri impegnati a far defluire il traffico per evitare che altri mezzi potessero rimanere coinvolti. E c'è l'invito del sindaco di Licata alla popolazione a rimanere a casa. È stato attivato il COC comunale e sono intervenute tutte le istituzioni, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, vigili urbani, tutte le autorità. Si è intervenuta la protezione civile regionale e provinciale, si sta facendo il massimo per mettere in sicurezza l'intero territorio, si sta intervenendo e si è aperto l'ufficio di solidarietà sociale del comune di Licata con gli assistenti sociali, con il numero che è stato messo a disposizione affinché ogni emergenza possa essere facilmente segnalata. L'invito che faccio ai miei concittadini è non uscire di casa se non è strettamente necessario, per garantire e aiutare i soccorritori a dare soccorso dove effettivamente ve ne fosse di bisogno. Quindi li ringrazio anticipatamente, cortesemente, rimanete a casa. Fin qui la drammatica situazione a Licata, ma la prima allerta arancione dell'autunno in Sicilia, diramata per la giornata di oggi, ha suscitato non poca apprensione in tante altre zone dell'isola, al punto da determinare in alcuni comuni, così come è avvenuto a Licata, la chiusura delle scuole. A scopo precauzionale, alcuni sindaci, quasi tutti dei comuni della parte orientale della Sicilia assai colpita da questa ondata di maltempo che ha anche causato dei danni, hanno disposto per la giornata di
oggi con apposite ordinanze la chiusura delle scuole dopo l'avviso diffuso dal Dipartimento regionale di Protezione Civile di rischio meteo, idrogeologico ed idraulico. Gran parte dell'isola è interessata da ieri pomeriggio da precipitazioni diffuse che sono proseguite durante la notte. Anche il sindaco di Sciacca Fabio Termine ha diramato ieri un avviso di allerta meteo alla popolazione a seguito del bollettino pomeridiano del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, in base al quale per tutta la giornata di oggi e fino alla mezzanotte anche nel territorio di Sciacca sono previste condizioni meteorologiche con criticità arancione. Ieri sera a Sciacca si è provveduto a ripulire e a liberare da fango e detriti il grosso tombino nei pressi del cavalcavia di località Sovareto, cui si riferiscono le immagini. Il tratto è quello all'incrocio tra le vie Marco Polo, Enrico Ghezzi e Teora, uno dei punti più vulnerabili della città, che puntualmente si allaga in caso di maltempo, determinando gravissimi disagi e pericoli. Per evitare conseguenze in caso di abbondanti piogge, ieri, come si diceva, è stato ripulito il grosso tombino presente nella zona. Le piogge durante la notte hanno interessato anche la città di Sciacca, ma per fortuna senza causare danni. A seguito dell'allerta arancione si è mobilitato anche il Libero Consorzio di Agrigento, con l'attivazione per tutta la giornata di oggi della sala operativa di protezione civile dell'ex provincia, posto che il livello di allerta diffuso dal Dipartimento regionale della protezione civile include anche il territorio provinciale di Agrigento. Il gruppo di protezione civile del Libero Consorzio ha anche attivato il numero telefonico per le emergenze 333-6141-869, al quale i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni critiche o di difficoltà. Il Libero Consorzio oggi effettuerà inoltre un costante monitoraggio della rete stradale provinciale tramite il proprio personale. Femminicidio di Patrizia Russo. Ieri sera ad Agrigento, veglia di preghiera per l'insegnante uccisa dal marito Giovanni Salamone. Il sindaco Miccichea ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Sentiamo. Amici di famiglia, di gioventù, conoscenti, cittadini e il sindaco Miccichea hanno reso omaggio con una veglia di preghiera alla memoria dell'insegnante agrigentina Patrizia Russo, uccisa dal marito Giovanni Salamone con 7 coltellate all'alba di mercoledì scorso nella loro casa piemontese di Solero, in provincia di Alessandria. L'iniziativa si è svolta nella chiesa San Michele, nel quartiere del centro storico di Agrigento, dove è nata e cresciuta Patrizia. Presente in chiesa anche il figlio della coppia, Francesco. Durante la veglia sono stati raccolti fondi per partecipare alle spese del trasferimento della salma ad Agrigento e del funerale per il quale sarà proclamato il lutto cittadino. Patrizia per me non era solo una compagna di scuola, noi siamo cresciute insieme nello stesso quartiere, frequentavamo la stessa parrocchia, siamo state compagne alle scuole superiori. Una ragazza sempre solare, sempre divertente, pronta a dire la sua, a sorridere. I ricordi sono parecchi e toccano il cuore, e non è facile dire e spendere delle parole per una ragazza così fresca, genuina. È difficile parlare in questo momento per tutti, per tutta la comunità agrigentina, per me che sono stata una sua compagna di scuola, e per tutto quello che ha lasciato nei cuori di tutti. Patrizia per questa parrocchia si è spesa tantissimo, lei era un tipo molto atletico, per gli anziani di questa parrocchia aveva creato un gruppo di... faceva fare educazione fisica in parrocchia, proprio per darci la gioia di stare assieme e anche di perdere qualche chilo, perché lei era amante proprio anche del fisico e anche per la salute di questi anziani della parrocchia. Questa sera ci siamo dati appuntamento proprio in questa chiesa per rendere omaggio a Patrizia, una donna amata, rispettata da tutti noi, la cui vita è stata tragicamente spezzata dalla violenza. Patrizia era parte integrante di questa nostra comunità, nata e cresciuta vicino alla nostra chiesa, nella parrocchia appunto della Badiola. Oggi, con le fiaccole accese, vogliamo ricordare il suo sorriso, la sua gentilezza e la luce che ha portato nelle nostre vite. Questa fiaccolata evidentemente non è solo un momento di ricordo, ma anche un atto di protesta contro il femminicidio, una piaga che, come ben sappiamo, ahimè, continua a colpire tante donne nel nostro paese.
con le nostre preghiere e il nostro silenzio vogliamo dare voce a tutte le vittime e ribadire che c'è anche il nostro impegno per costruire una società libera dalla violenza di genere. E mentre ci stringiamo nel ricordo di Patrizia, che la sua memoria possa ispirarci a lottare per un futuro in cui nessuna donna debba più subire la stessa sorte. E stasera siamo qui per la veglia della nostra amata Patrizia Russo, un qualcosa di terribile, indescrivibile, sono atti che vanno condannati. Io conosco sia Giovanni che conoscevo anche lei, penso l'intera comunità argentina è presa dallo sgomento, nessuno si aspettava una reazione del genere, quindi noi argentini condanniamo quest'atto, però anche oltre che da sindaco, da medico, dico che dobbiamo anche puntare tanto sulla prevenzione, perché a secondo i segnali, a secondo quello che succede, ci sono sempre dei campanelli di allarme e bisogna immediatamente comunicarli a chi di competenza. Arriva il decreto di finanziamento per la discarica di Sciacca, oltre 33 milioni di euro per realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico e la nuova vasca. Adesso occorre procedere alla gara d'appalto e alla realizzazione delle opere da ultimare entro il dicembre del 2026. C'è il servizio. L'assessorato regionale all'energia, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ha pubblicato il decreto di finanziamento per un importo complessivo di 33.693.000 euro per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico e annessa nuova vasca di servizio denominata V5 nella discarica di Contrada Saraceno Salinella nel territorio del comune di Sciacca. Opere importantissime attese da anni che consentiranno la riapertura e piena operatività della discarica al servizio dei comuni dell'ambito, riducendo i costi esorbitanti che ad oggi si sostengono per il conferimento dei rifiuti in altri impianti della Sicilia. Un iter lungo e complesso quello che ha portato adesso alla pubblicazione del decreto di finanziamento, come evidenzia il presidente della SRR Agrigento Ovest, Vito Marsala. È un finanziamento abbastanza corposo, pari a 33.700.000 euro, che prevederà la realizzazione di un TMB con relativa vasca di servizio. Questo consentirà un'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, ma garantirà anche uno standard ambientale elevato. È un settore, è un segmento sul quale noi prendiamo molto l'attenzione verso l'ambiente, quindi diciamo che andiamo in quella direzione. È stato un iter lungo, complesso, che è necessario perché comunque l'opera è abbastanza vasta. Abbiamo lavorato a stretta sinergia con gli uffici della regione e il dipartimento. In tal senso intendiamo come CDA, ma anche come comuni soci, ringraziare l'assessorato, ma anche i nostri uffici per questo lavoro fatto in sinergia importante che ci consentirà di addivenire alla realizzazione di un'opera importante per i nostri comuni che potranno porre fine ad costi esorbitanti per il trasferimento della parte indifferenziata verso altri impianti siciliani. Quindi adesso il nostro lavoro proseguirà con l'indizione della gara d'appalto. Abbiamo un cronoprogramma molto stretto, quindi noi riteniamo che per primavera del 2025 l'aggiudicazione e dobbiamo realizzare l'opera entro il 31 dicembre del 2026, quindi cercheremo di andare abbastanza spediti in tal senso. Abbiamo già fatto un incontro con il RUP progettista e abbiamo ben chiari i passaggi successivi. Non solo la discarica, adesso si punta ad ottenere il finanziamento anche per il centro di compostaggio di Contrada Santa Maria nell'ottica del piano regionale dei rifiuti che la regione sta mettendo a punto. Il nuovo piano regionale apprezzato dalla Giunta regionale non prevede più la realizzazione di altre discariche, ma punterà sui termovalorizzatori.
È chiaro che da ora fino a quando non saranno realizzati i termovalorizzatori ci sarà un'attenzione particolare nell'impiantistica. Noi paghiamo un gap oggettivamente importante perché tutte le emergenze che si sono negli anni verificate deriva dal fatto che manca l'impiantistica pubblica. Abbiamo chiesto, ho chiesto in sede di audizione, la possibilità per noi che abbiamo, ma anche per altre realtà simili, che abbiamo già degli impianti esistenti e che possono essere potenziati, di poter attivare delle procedure straordinarie, visto che il Presidente della Regione ha i poteri commissariali, per cercare di accorciare l'iter burocratico autorizzativo. Stiamo parlando ad esempio del centro di compostaggio. Il centro di compostaggio è un impianto obsoleto ormai, abbiamo anche lì un progetto presentato, adesso ultimata e indetta la gara per la discarica, ci concentreremo sull'impianto di compostaggio perché il comprensorio ha bisogno che questo impianto venga potenziato e ammodernato. Il definitivo decreto di finanziamento per ampliare una discarica pubblica è il risultato finale di un lungo percorso di impegno politico cominciato nel 2016. Così il capogruppo del PD all'Arse, Michele Catanzaro, commenta la conclusione di un lunghissimo iter che tra alcuni mesi consentirà ai comuni della provincia di Agrigento di mettere fine ai lunghi e costosi trasferimenti di rifiuti indifferenziati in mezza Sicilia. Era il 2016, dice Catanzaro, quando con l'allora assessore regionale Vania Contraffatto siamo riusciti ad inserire l'ampliamento della discarica Saraceno Salinella nel programma del finanziamento Patto per il Sud, ma non tutto è filato liscio, visto che negli anni successivi, prosegue l'esponente del PD, con il governo Musumeci c'è stato un tentativo di togliere queste risorse e destinarle ad altri interventi. Siamo riusciti ad impedirlo e oggi, anche se sono passati tanti anni, quest'opera pubblica al servizio del territorio potrà finalmente realizzarsi. E intanto le dichiarazioni rese ieri alla nostra emittente dal parlamentare Michele Catanzaro hanno generato la reazione dell'opposizione. È surreale che Catanzaro evidenzi l'esigenza di una revisione politica ma non rivolga queste riflessioni al suo stesso partito, che è il principale attore della maggioranza che governa la città di Sciacca, dichiarano i consiglieri. Ed è polemica anche sul decreto di finanziamento del ponte Canzalamone. Il servizio. Le dichiarazioni di Catanzaro, un'occasione troppo ghiotta per l'opposizione, che infatti torna a parlare di stato di sofferenza all'interno dell'amministrazione comunale di Sciacca. Lo fa evidenziando il ruolo determinante del Partito Democratico all'interno della giunta guidata da Fabio Termine. L'onorevole Catanzaro, scrivono oggi i consiglieri di opposizione, da un lato suggerisce l'opportunità di fare un tagliando politico e prospetta un possibile rimpasto, dall'altro sembra dimenticare che il vice sindaco e un altro assessore, assente dalla vita politica e amministrativa da mesi, sono figure chiave in questa amministrazione, esponenti proprio del PD. Insomma, per l'opposizione al Consiglio Comunale di Sciacca è surreale che Catanzaro, pur sostenendo l'esigenza di una revisione politica, non rivolga queste riflessioni al suo stesso partito, azionista di maggioranza nella coalizione che ha il governo della città. Non è solo il sindaco, aggiungono, a dover fare un'analisi seria e ponderata sull'efficacia della sua amministrazione, ma anche il Partito Democratico, che ha evidentemente contribuito a determinare lo stato attuale delle cose. Dichiarazioni, quelle del parlamentare Saccenze, che dunque alimentano ulteriormente il dibattito politico in città nel momento in cui i due consiglieri, Blò e Brucculeri, hanno già posto la questione della mozione di sfiducia al sindaco e l'opposizione di centrodestra, pur non manifestando particolare entusiasmo, ha comunque iniziato a discuterne, seppure sembri più proiettata a costruire il progetto politico alternativo, quello per le elezioni amministrative del 2027. È certamente un'opposizione che mira però in questa seconda fase a sfiancare l'amministrazione comunale e ogni occasione buona, considerato che poi, avendo la maggioranza numerica in consiglio comunale, è costretta, tra virgolette ovviamente, ad approvare le proposte di delibera che arrivano dalla giunta nell'interesse della città, fatte poche eccezioni, esempio recente la bocciatura del conto consuntivo. Tornando alle dichiarazioni rese ieri al nostro telefono,
telegiornale dal capogruppo del PDL ARS, i consiglieri di opposizione rivendicano poi come il decreto di finanziamento del Ponte Canzalamone sia frutto esclusivo dell'impegno del governo regionale di centrodestra. L'onorevole Catanzaro, dicono, sembra volersi intestare questo successo, dimenticando però che la sua amministrazione, espressione del Partito Democratico, ha avuto anni per affrontare la questione senza riuscirci. Un successo che non gli appartiene, aggiungono, rilevando poi che non ci si può prendere i meriti la sera e il giorno dopo criticare il governo. Occorre, dicono, fare pace con se stessi. Ritengono infine farneticanti da parte di Catanzaro i riferimenti al misterioso personaggio che avrebbe impedito l'apertura del ponte già 5 anni fa. La città di Sciacca, concludono i consiglieri di opposizione, merita una guida coerente, unita e attenta agli interessi della comunità, non la confusione che oggi emerge all'interno della maggioranza. Iniziative sociali. Dopo una chiusura di qualche anno, riapre a Sciacca la Casa del Volontariato, immobile che a turno ospiterà i volontari di 10 diverse associazioni. La struttura, che è stata riqualificata attraverso fondi messi a disposizione dal CESVOP di Palermo, è stata inaugurata ieri pomeriggio alla presenza dell'amministrazione comunale e dei referenti delle varie associazioni. Calogero parla piano. È stata inaugurata nuovamente ieri pomeriggio la Casa del Volontariato di Sciacca, centro polivalente sito in piazzetta Bevilacqua, che ospiterà 10 associazioni diverse. CESVOP, che ha curato la ristrutturazione e il recupero dell'immobile, che era rimasto chiuso per alcuni anni, Agape, Crescere Insieme, AVULS, 5S, Agesci Sciacca 2, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cittadinanza Attiva, ADRA Italia e ANTA per la tutela degli animali. Una rete di associazioni che ha firmato un patto di collaborazione con il Comune di Sciacca e che, come sempre, sarà dedita al volontariato, alla solidarietà e all'impegno civico verso le fasce più deboli e fragili della popolazione, ossia soggetti con diverse abilità, anziani e famiglie che vivono in condizioni di disagio. All'inaugurazione, oltre agli assessori di Mino e Stinagra, era presente pure il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, che abbiamo intervistato. Un appuntamento importante che attendevamo tutti, perché è chiaro che i lavori erano in corso, finalmente si può dare vita a questo spazio in questa nuova veste e dare una casa a chi giornalmente a Sciacca fa volontariato. Ci sono tante associazioni che lo fanno e secondo me è una nota di merito per tutti, per tutta la cittadinanza. I rapporti tra le istituzioni e le associazioni di volontariato potrebbero andare ancora meglio o già si fa tanto? Ma sicuramente si fa tanto e non da quando ci siamo noi, ma da sempre. Le amministrazioni di Sciacca hanno avuto sempre un bel rapporto con le associazioni di volontariato, ma sicuramente si può fare sempre di più. Quindi l'obiettivo deve essere chiaramente reciproco, sia delle associazioni di volontariato di ricercare sempre un buon rapporto con le amministrazioni e anche stimolarle nelle iniziative che chiaramente si portano avanti, ma dall'altro lato anche le amministrazioni devono saper cogliere le opportunità che queste associazioni sanno dare. È un giorno di festa soprattutto per Sciacca, per la Casa del Volontariato di Sciacca. Diciamo che è un momento molto importante perché già esisteva esistevano questi locali, però oggi si arricchiscono e quindi hanno la possibilità di ospitare più associazioni. Noi sappiamo che spesso le associazioni non hanno i luoghi dove condividere soprattutto le loro idee, la loro mission, fare rete e proporsi anche per migliorare, diciamo, quelle che sono le condizioni di molte persone per la solidarietà, per il senso, diciamo, di accoglienza che si dà anche alle persone che vengono per esempio da fuori. Siamo molto contenti perché abbiamo interrotto per un certo periodo tra il Covid e poi la ristrutturazione di questo bene che aveva bisogno di un aggiustamento e di un abbellimento, dico io, e finalmente siamo di nuovo qua tutti insieme, siamo 9 associazioni che abbiamo la fortuna di collaborare e di fare rete, che credo che oggi la ricetta principale sia quella di stare insieme e fare insieme dei progetti che possono essere utili per la comunità. Questo infatti è un esempio di progetto fatto insieme
per condividere un bene comune che è questa casa, la casa del volontariato, che ci ha dato l'opportunità a noi associazioni di conoscerci tra di noi, perché prima ognuno lavorava per i fatti suoi e non c'erano questi momenti di aggregazione. Questa è stata una cosa veramente bella e abbiamo già cominciato nel 2016 questa avventura che ci ha fatto conoscere tutti, ci ha fatto fare tantissimi progetti, tante idee nuove sono nate da questa casa del volontariato, per cui per noi oggi è suggellare questo patto di collaborazione è per noi un momento veramente emozionante che ci ripaga di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Adesso ci organizzeremo ancora meglio perché faremo degli sportelli in maniera tale che ogni associazione secondo il proprio ambito di azione possa dare aiuto alla cittadinanza. Va in onda oggi sulla nostra emittente la nuova puntata di Vesper. Argomento di questa settimana sono quattro storie di artisti e del loro talento. Sullo sfondo la forza della musica e di come questa forge il carattere delle persone. Ospiti in studio da Amburgo il clarinettista e sassofonista Michele Bono e in studio il fisarmonicista Michele Bruno, il pianista Curzio Cortese e la cantante Patrizia Di Fede. Vediamo qualche breve anticipazione in questo servizio. Quattro storie di arte musicale nella nuova puntata di Vespere in onda da oggi sulla nostra emittente. In collegamento da Amburgo, dove vive da più di 20 anni, il saccense Michele Bono, clarinettista e sassofonista, racconterà la sua storia di musicista che vive all'estero e che suona in una band che propone musica swing jazz. Come ci sei finito in Germania? C'era quella che è diventata poi mia moglie, Matilde, è un nome impronunciabile, in Sicilia la chiamavamo semplicemente Matilde, che suonava per hobby il clarinetto e il sax. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e lei mi ha detto: se vuoi venire un paio di settimane ad Amburgo ti ospito io, c'ho un appartamentino. E infatti a novembre, dopo un mesetto circa, io salii per la prima volta ad Amburgo e subito mi innamorai di questa città, che io ho subito capito che era la mia città per vari motivi. Prima perché si respira musica ovunque. In ogni appartamento dove mi ospitavano c'era almeno un pianoforte a parete, per non dire che ci sono pure pianoforti a mezza quota. In ogni famiglia c'è almeno un musicista. Io ho capito subito che la musica qui in Germania è essenziale come la matematica. In studio invece Michele Bruno da Curzio Cortese, di formazione pianistica, che tra le altre cose hanno dato vita ad un duo, ma che al tempo stesso condividono insieme ad altri il progetto Sharabà. Io mi sono approcciato alla musica grazie a mio zio, il nonno di Accurso, il maestro in Bornone. Quasi per gioco, perché io tutti i pomeriggi con mia mamma andavo a casa di mia zia Rosa, che per me è stata una seconda mamma. E c'era il maestro in Bornone che impartiva lezioni tutti i pomeriggi. Per cui io avevo l'età 7-8 anni. Allora gli chiesi: zio, ma io posso suonare pure lo strumento? Dobbiamo vedere se sei portato, sì, e se ti piace. Allora ho iniziato a fare qualche lezione. Dopo qualche lezione io: sai che sei veramente portato? Talento, quello che in qualche modo funziona, e quando entra in crisi, io lo vedo nella composizione, cioè nel momento in cui tu hai la vertigine della pagina bianca e cominci a scrivere qualcosa, se non entri in crisi non superi questo step e quindi non verrà mai qualcosa di buono fuori, quindi si studia sempre. Ospite in studio anche Patrizia Di Fede, cantante di musical, una passione innata che l'ha portata alla bella esperienza di interpretare Smeralda nel musical Notre Dame de Paris. Ma è un arricchimento personale, perché quando hai cultura, quando conosci, sicuramente sei anche più libero di esprimerti, perché la cultura è libertà. E quindi bisogna sempre, sempre studiare, ed è quello che si fa. Nel nostro settore, come in tutti i settori, pensiamo a un medico che se non fa un corso di aggiornamento rimane indietro, quindi comunque in tutti i settori è sempre fondamentale lo studio. Com'è nata nella tua vita questa passione per la musica e per il canto poi? Allora, io penso che sia un po' nata con me.
I carabinieri della stazione di Valderice hanno denunciato una donna di 65 anni del luogo per indebita percezione del reddito di cittadinanza. La donna avrebbe omesso di comunicare la sussistenza di cause impeditive dovute allo stato detentivo del coniuge convivente arrestato in un'operazione di polizia giudiziaria nel 2023, continuando a percepire indebitamente il beneficio. Quanto emerso dagli accertamenti dei militari dell'arma ha portato alla cessazione dell'erogazione e alla restituzione di quanto indebitamente percepito, pari ad un importo di 1.500 euro. Oltre i silenzi, tracce di luce contro la mafia, protagonisti ieri sera del momento conclusivo della manifestazione antimafia promossa dall'amministrazione comunale di Santa Margherita sono stati Antonella Di Bartolo, la preside Coraggio, dirigente scolastica del comprensivo Sperone Pertini nel quartiere Brancaccio di Palermo, nonché autrice del libro Domani c'è scuola, e Paolo Benvenuti, il regista del film Segreti di Stato. Vediamo. È stata la presentazione del libro Domani c'è scuola di Antonella Di Bartolo, dirigente dell'istituto comprensivo Sperone Pertini di Palermo, nei quartieri Brancaccio e Sperone, in cui si è consumato l'omicidio di Don Pino Puglisi, e la proiezione del film Segreti di Stato di Paolo Benvenuti a chiudere ieri sera a Santa Margherita Belice la seconda edizione della manifestazione antimafia promossa dal comune belicino denominata Oltre i silenzi, tracce di luce contro la mafia. Una giornata che si è aperta con l'intitolazione della rotonda all'ingresso del paese al sindacalista saccense Accursio Miraglia e che è poi proseguita articolandosi in diversi momenti che hanno visto scrittori, registi, testimoni e familiari di vittime innocenti di mafia dialogare con gli studenti del territorio. In questa rassegna, oltre ai silenzi, tracce di luce, io penso che ci sia un filo conduttore rispetto a Domani c'è scuola, perché Domani c'è scuola in qualche modo rappresenta delle ferite che sono diventate feritoie di luce, la luce che deve orientare i nostri bambini e le nostre bambine, ma anche le nostre vite, perché non è mai troppo tardi per orientarci nuovamente, per capire quale direzione, verso quale direzione dobbiamo volgere le nostre vite. Ed è bellissimo se ciascuno di noi, con grande semplicità, ma anche con grande nella quotidianità, persegue il proprio impegno. E Oltre i silenzi è, tra l'altro, interpreta anche qualcosa che stiamo portando avanti in questi ultimi in questo ultimo periodo, che sono anche le Rosalie Rivelli. E Oltre ai silenzi vuol dire che ciascuno di noi può prendere parola, può formarsi un pensiero, può scegliere, può stare a testa alta e portare avanti i propri desideri, le proprie aspirazioni, i propri valori, oltre i silenzi, facendo uscire dal silenzio della propria vita, dal silenzio di quello che ci sta attorno, qualche volta anche nel rumore assordante di quello che ci sta attorno. Trovare la propria voce, i propri valori, la propria missione laica, oltre i silenzi. Poi spazio a Segreti di Stato, il film del regista Paolo Benvenuti che racconta la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, la questione contadina del primo dopoguerra. Cosa sono questi Segreti di Stato? Questo è il film, un film dedicato alla memoria di Danilo Dolci, un film che lui mi ha chiesto di fare, e questo libro che è insieme al film, che sembrerebbe introvabile, invece secondo me si trova ancora, spiega che cosa sono questi Segreti di Stato. Cioè spiega come la storia della Repubblica Italiana, fin dal suo nascere, è segnata da violenza, da sangue, da delitti e da uccisioni degli uomini più onesti e più capaci di difendere le istanze delle popolazioni più povere, soprattutto della Sicilia. Infatti uno di questi, per esempio, che oggi abbiamo incontrato, è il figlio di questo grande personaggio che era Accursio Miraglia. Ma potrei farti altri nomi,
di grandi uomini che hanno segnato con il loro sangue la storia della Sicilia. Bene, questo sangue non è una cosa sparsa per caso, ma è sparsa per volontà politica. Cioè c'è stata una volontà politica non italiana, ma addirittura internazionale, per controllare le istanze delle popolazioni più povere che aspiravano a una vita migliore. Ecco, la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947 è proprio questo, è l'elemento fondante della Repubblica Italiana, fondata sul sangue, è la prima strage di Stato, una strage che stabiliva ruoli e responsabilità dei partiti politici da che da quel momento avrebbero governato al governo appunto una certa classe politica e all'opposizione un'altra classe politica. La divisione tra maggioranza e opposizione si è stabilita grazie alla strage di Portella. Pensa che prima della strage il governo italiano era un governo di unità nazionale, dove tutti i partiti dell'arco costituzionale governavano l'Italia. Dopo 10 giorni dalla strage di Portella Ginestra si è creata la frattura tra chi governava e chi era l'opposizione. Questa frattura è stata sancita in maniera violenta, col sangue, dalla strage di Portella Ginestra. Ultimo fine settimana della manifestazione Le vie dei tesori a Sciacca, tra visite a palazzi e chiese, esperienze passeggiate. Vediamo. C'è anche il ricordo delle vittime del Dixmude, il famoso dirigibile di costruzione tedesca ma di nazionalità francese che nel 1923 durante una tempesta fu colpito da un fulmine e colò nel mare di fronte a Sciacca, nel programma dell'ultimo appuntamento oggi e domani con le vie dei tesori. Lo prevede la visita al cimitero, ai sepolcri, alle cappelle gentilizie anche di personaggi celebri come Accursio Miraglio o Angelo Scandagliato, promossa da Gauche. Si conclude domani dunque la manifestazione che ha aperto per 3 fine settimana le porte di chiese, palazzi e altri beni monumentali e artistici della città di Sciacca. Parliamo del chiostro del convento del Carmine, il carcere che è sold out dalla scorsa settimana, ma anche di dimore storiche, Palazzo Tagliavie di San Giacomo, Palazzo Licata Borsellino, la Casa Museo Scaglione con la sua collezione ottocentesca d'ambientazione, Palazzo Lazzarini. Ultima occasione oggi per scorrere gli storici documenti catastali all'Archivio di Stato. A Palazzo dei Gesuiti si può consultare il fondo antico della biblioteca e poi ci sono le visite alle chiese, quella del Carminello, riaperta solo da pochi mesi, dove si ammira la statua splendente della Madonnina del Carmelo, quella normanna di Sant'Antonio Abate, quella di Santa Maria del Riposo, aperta solo domani, di Santa Caterina e San Nicolò la Latina. La visita alla Chiesa Madre di Sciacca offre anche la possibilità di scoprire il tesoro costituito da suppelletti liturgiche, ostensori, reliquie dei santi, tele preziose ed ex voto alla Madonna del Soccorso. Domani visita alle Acque Molinelli e alle antiche terme Selinuntine, ma nel programma sono sempre inclusi il Museo del Mare del Complesso Fazzello per esplorare virtualmente l'isola Ferdinandea, tra le esperienze più gettonate dell'intero Festival Sacenza, e anche il Museo del Corallo Nocito, le esperienze e le passeggiate. Le vie dei tesori è al suo ultimo fine settimana anche a Marsala, Ragusa e Scicli, Noto, Carini, mentre a Palermo e Catania durerà fino al 3 novembre. Il festival è stato confermato nel calendario biennale degli eventi di grande ricamo turistico della regione siciliana. Spazio adesso alla rubrica Il libro del giorno. Sicilia 1970, su un peschereccio della flotta del paese immaginario di Rocca di San Paolo, mentre governa al timone, muore il marinaio Nino Pompeo, uomo buono e idealista. A tutti sembra una disgrazia, non alla giovane e bella moglie Ines, rimasta sola ad accudire le gemelline Maria e Karima. Tunisina di nascita, giunta in Sicilia quando era bambina insieme al padre e al fratello, la donna chiede ed ottiene dall'armatore Stefano Barbera, da tempo attratto da lei, di prendere il posto di Nino a bordo dell'Aragona madre, nome del natante, anche allo scopo di indagare.
E questa è la prima di una lunga serie di sfide che Ines intraprende contro usi e costumi in cui non si riconosce, affermando sempre la sua dignità, non esitando a puntare il dito persino contro il fratello e addirittura contro la mafia. Una storia improntata sulla voglia di riscatto che prova a fornire una chiave possibile del tema dell'integrazione e per il superamento di quelle barriere culturali e patriarcali che ancora oggi, non certo solo in Sicilia, continuano a rivelarsi difficili da superare. La pescatrice araba di Massimo D'Antoni, Aulino Editore. Siamo allo sport con il calcio, l'Unitas Sciacca torna a giocare allo stadio Gurrera, domani pomeriggio c'è attesa per il big match contro l'Atletico Palermo, squadra capolista del girone A del campionato di eccellenza. Dopo essere stati per 2 mesi ospiti a Mazara del Vallo, la società del presidente Ignazio Rizzuto chiama a raccolta i tifosi e auspica un Gurrera pieno per sostenere la formazione del tecnico Angelo Galfano. C'è il servizio. Riapre lo stadio Gurrera di Sciacca. Domenica pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 15:30, l'Unitas ospiterà l'Atletico Palermo, capolista del girone A del campionato di eccellenza. Come previsto, sono state dunque soltanto 2 in campionato, le partite casalinghe giocate sul campo neutro di Mazara del Vallo. Da domani si torna al Gurrera, dove ci si attende una buona cornice di pubblico. Il prepartita, nelle parole del presidente Ignazio Rizzuto e del tecnico Angelo Galfano. Finalmente ci siamo, diciamo che si sono rispettate le date che già si erano prefissate ad inizio ritiro della squadra e quindi di questo non possiamo altro che fare altro che ringraziare tutte le autorità, tutte le persone competenti a far sì che tutto questo domani si possa svolgere nel nostro stadio. Domani già un big match contro la capolista Atletico Palermo, si sente di fare un appello ai tifosi? Ma guarda, al di là del big match o meno, perché poi siamo alla 5ª, 6ª giornata, quindi lascia un po' il tempo che trova, è chiaro che è una partita di cartello, indubbiamente. Per quanto riguarda l'appello ai tifosi, noi vogliamo, ma dando ovviamente qualcosa in cambio, che è lo spettacolo in campo, che i nostri tifosi siano sempre vicini allo Sciacca o alla partita, non tanto quando c'è la partita di cartello, ma le partite sono tutte importanti, valgono tutti gli stessi punti, quindi al di là dell'avversario la presenza è sempre gradita, è sempre importante per tutte le partite. Qual è il bilancio che si sente di fare per le partite fin qui disputate? Uno Sciacca comunque tuttora imbattuto. Il bilancio che mi sento di fare, parlando in maniera molto realistica, per quanto riguarda la Coppa, dico, parlano direttamente i fatti, siamo ai quarti di finale, quindi non possiamo commentarla, nel senso che è una cosa molto positiva. Per quanto riguarda il campionato, a mio parere, credo che attualmente siamo forse in debito di qualche punto, 1-2 diciamo, ma grosso modo stiamo mantenendo quella linea che ci eravamo prefissati. Probabilmente qualche punto in più in realtà sarebbe anche meritato, però va bene così, non ci piangiamo addosso sicuramente. Noi abbiamo grande rispetto dell'Atletic, anche perché i programmi sicuramente sono diversi, loro hanno uno squadrone, molta gente che ha fatto la Serie A, la Serie B. Di questi mi piace ricordare Mazzotto, un ragazzo che ho avuto il piacere di allenare quando allenavo la Primavera del Palermo. Mi ricordo che l'avevamo preso dal Camarat, si vedeva che aveva fame, che aveva qualità. Quindi sappiamo che è una partita difficile, ma detto questo noi abbiamo grande rispetto, ma non abbiamo paura. Ce la giochiamo con le nostre armi, come abbiamo sempre fatto. Per domani situazione indisponibili? Ma indisponibili a parte qualcuno, più che altro dei giocatori che magari non sono al 100% perché rientrano da infortuni abbastanza lunghi, però stiamo recuperando tutti, quindi sicuramente rispetto alle altre settimane abbiamo qualche alternativa in più. Qualcuno, diciamo, che critica la squadra parla del fatto che si segni poco. Ma critichi la squadra, io credo che prima di criticare bisognerebbe informarsi. Noi da quando è iniziato il campionato siamo stati senza prime punte,
perché Gomes purtroppo è andato via per problemi personali, Mistretta si è fatto male, Nio si è tirato la carretta e in certe partite non stava neanche in piedi, e quindi sicuramente per la mole di gioco che creiamo potevamo avere qualche cosa in più, però avere Mistretta al 100% Niosi sicuramente sarebbe stata tutta un'altra storia, ma questa speriamo intanto di l'abbiamo recuperato e come ho detto prima abbiamo molte più armi a disposizione. Un'ultima cosa, il bilancio delle partite fin qui disputate è positivo? Ma io credo che noi abbiamo fatto 9 partite ufficiali, 6 vittorie e 3 pareggi, devo sentire dire che ci sono critiche, mi viene da ridere. Poi c'è da vedere i pareggi come sono venuti, perché i nostri pareggi, quello di La Piana è una scodaforte, e io già allora l'avevo detto che è stato un pareggio importante e abbiamo giocato senza attaccanti. Per non parlare della partita col Castellammare, tutti l'avete visto, il gol annullato, noi la partita l'avevamo vinta e poi con la Parmonval in tutta la partita abbiamo subito una punizione laterale, ma il calcio è questo, a me quello che interessa sono le prestazioni. Io sono contento anche dei pareggi che abbiamo fatto, ma non per i pareggi, per le prestazioni fatte. Sicuramente la squadra, per quello che ha espresso, meriterebbe qualcosa in più. Chiudiamo con l'ultima notizia di sport, manca una settimana all'inizio del campionato nazionale di Serie B di pallavolo e per Scalia Volley Sciacca è il momento della presentazione ufficiale. Domani alle ore 19.30 presso l'atrio superiore del Palazzo Municipale di Sciacca è in programma la prima uscita dell'organico che la domenica successiva esordirà nel nuovo torneo. La presentazione è organizzata con il patrocinio dell'assessorato comunale allo sport. La società ha rinforzato l'organico con l'inserimento di 4 nuovi giocatori che hanno avuto esperienze nei tornei nazionali. La prima partita del nuovo campionato di Serie B è in programma domenica 27 ottobre alle 17.30 al Palatena Roccazzella contro il Palermo. Nel corso della presentazione si conosceranno tutti i giocatori che compongono la rosa, i quadri tecnici e dirigenziali. Come detto era l'ultima notizia, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo di trascorrere un sereno e felice fine settimana. Arrivederci.